Packard Bell Liberty Tab arriva nei negozi in questi giorni, due versioni, 16 e 32 giga, solamente wifi, quindi non ancora 3G, prezzi 399 e 499 a seconda della capacità. Apriamo la scatola, c'è un piccolo manuale quick start per chi non ha mai toccato un dispositivo Android che spiega cosa fare e subito si presenta il tablet. È coperta una piccola protettiva, adesso l'abbiamo già tolta. Quindi la scatola è grossa all'incirca come le dimensioni del display, 10.1 pollici, 1280x800 e tutte le caratteristiche qua sul lato. Quindi processore dual core Tegra 2, Dolby Mobile, HDMI, uscita, fotocamera posteriore da 5 megapixel, frontale da 2, slot microSD e GPS, Liberty Tab. Sotto, vediamo, connessioni completissime, c'è una presa multipolare per la docking station e accessori che verranno resi disponibili in futuro. C'è una connessione HDMI di tipo micro, uscita cuffie. Nella parte superiore, tasti per il volume, blocco rotazione. Sotto, uno sportellino, lo slot per la micro SD e probabilmente qua di fianco ci sarà il posto per lo slot 3G quando sarà abilitato. E sull'altro lato troviamo una porta USB e una porta USB di tipo grande, quindi micro USB e USB per collegare chiavette e dispositivi. Il Liberty Tab utilizza Android Oricomb 3.0 con l'aggiornamento 3.1 guadagnare la funzionalità USB host per integrare direttamente i dispositivi USB all'interno del sistema operativo. Poi vedremo nel dettaglio l'interfaccia. Ci spostiamo sugli accessori. Packard Bell dà un panno per la pulizia, indispensabile perché lo schermo si macchia abbastanza. Un piccolo manuale brochure da un lato e nell'altro lato invece della scatola troviamo il caricabatterie che non è di tipo USB ma il mini DIN e il cavo micro USB. Diciamo che ci poteva stare qualcosa in più, per esempio il cavo micro HDMI e un paio di auricolari. Vediamo adesso l'interfaccia, come si comporta questo tablet. Come si può vedere, l'unica nota un po' diversa è lo sfondo, uno sfondo rosso che richiama appunto il rosso della cover posteriore. L'interfaccia è reattivissima, rispetto a come abbiamo visto su altri prodotti basati su Tegra 2, magari meno ottimizzati come il tablet dell'Lansprey, questo è veramente rapido e immediato in tutte le situazioni. Cioè veramente un'interfaccia veloce e rapida. Packard Bell non ha fatto molto per personalizzare questo dispositivo, infatti vediamo che l'unica cosa un po' diversa dal solito sono la parte server di contenuti di LNA, che può essere attivata su musica, video e foto. Non attivo questo. E il sistema social hub, social jogger di Acer, come dice qua su Acer Social Jogger, che permette di aggregare i vari social network. Per il resto troviamo solamente una serie di giochi preinstallati, alcuni utility come Astro File Manager che ci serve per andare per esempio a leggere i file posti sulla chiavetta che andiamo a inserire o sulla card, ma nulla di più, quindi nessuna personalizzazione dell'interfaccia, quindi anche la parte di notifiche rimane bene o male la stessa, così come la home. Non ci sono widget particolari, non c'è la personalizzazione come quella che ha fatto Samsung del suo Galaxy Tab, ma è un Android molto molto liscio, ancora in versione 3.0. L'unica nota, possiamo andarla a vedere, è il sistema Dolby Mobile. Andiamo nella parte di impostazioni. Eccoci qua, c'è un equalizzatore software ovviamente che ci permette di ottimizzare l'audio agendo su musica, sui video se vogliamo, quindi possiamo scegliere per esempio Odea Theater e andare a regolare bassi e alti. Tutto qui, per il resto classiche cose, aggiornamento del sistema ci dirà che attualmente non c'è un aggiornamento perché è aggiornato già il dispositivo, e possiamo vedere che la build è la 3.0.1 di Android. Nel complesso questo tablet è
È molto bello per quanto riguarda la parte di connettività, perché è un tablet che veramente può essere una base perfetta per lo smanettone che vuole successivamente magari caricare su altre ROM, fare esperimenti, quindi avere un tablet molto molto versatile che gli permette di essere collegato per esempio a una TV in alta definizione tramite il cavo HDMI oppure a un lettore di card, una videocamera direttamente. Ma per quanto riguarda invece l'uso chiavi in mano, forse tablet di altri produttori sono più pronti grazie a una scelta migliore di tutti gli applicativi che vengono messi. Non che questo Liberty Tab manchi di applicativi, perché c'è il Reader per Office, ci sono già dei giochi come Let's Golf HD e Need for Speed, per esempio. Però si poteva fare sicuramente qualcosa meglio come applicazioni realizzate direttamente dal produttore per il tablet stesso. L'esperienza browser, giusto per chiudere, che è sempre una cosa abbastanza importante. Qua di Dave vediamo che il browser anche qua è veramente veloce anche lui, anche con flash attivato. Reattività immediata, quindi sicuramente ottimo. Vediamo il sito di Repubblica. Il sito di Repubblica è un pochino più massiccio come mole di dati, però anche lui si lascia assolutamente scorrere molto molto bene, sebbene sullo scrolling veloce il processore ci metta un pochino a ricostruire le pagine, anche in modalità Portrait. La velocità e anche il pigito zoom sono eccellenti, quindi un'ottima reattività.